Le immagini che rimangono impresse nella nostra memoria sono soprattutto quelle che coinvolgono la nostra emotività. Però, piano piano, la nostra memoria, insomma, tende a indebolirsi e i ricordi sbiadiscono. A meno che noi non continuiamo a filmarci continuamente e poi archiviamo tutto, data, dove siamo stati, cosa abbiamo fatto, e mettiamo tutto nella nostra banca dati, così non dimentichiamo niente. Cos'è il lavoro della documentalista? In che cosa consiste il nostro lavoro in archivio? Beh, dobbiamo catalogare innanzitutto tutto ciò che arriva dalla produzione, attualità, sport e via di seguito, e poi renderlo immediatamente disponibile. Per questo noi dobbiamo veramente essere molto molto precisi, catalogare nel migliore modo possibile affinché le ricerche siano rapidissime. Per svolgere al meglio la nostra attività è stato creato un catalogo multimediale che noi chiamiamo CMM, e tra l'altro la RSI è l'unica unità aziendale ad avere un unico sistema di archiviazione nelle teche. Nel CMM RSI ci sono oltre 400.000 ore di materiale tra documenti video e audio. Gli utenti sono principalmente giornalisti, assistenti, montatori, ma anche noi documentalisti stessi. Insomma, noi non siamo più dei topi da biblioteca, ma piuttosto, direi, degli Speedy Gonzales. Un altro motore di ricerca molto importante è Sinequa, che può leggere in contemporanea più banche dati. Abbiamo tutte le fotografie d'epoca, non d'epoca, quelle più attuali, abbiamo la documentazione scritta, le riviste e troviamo tutti i radio TV con la descrizione di tutti i programmi a partire dal 1930. Attenzione, incisione. Radio della Svizzera italiana. Archiviamo anche eventi musicali e lavoriamo anche con il materiale che troviamo in fonoteca, come questo, e per me è un lavoro estremamente appassionante. Parole, parole, parole. Trattare col verde rame. Una passione sfrenata per il canto, l'ho sempre avuta fin da piccola, imitavo tutti i cantanti e a me serviva veramente per portare a galla tutte le emozioni che mi lavoravano dentro. La cosa bellissima che ho avuto è stata l'opportunità di cantare sia in radio che in televisione. Che parla meno, ma può piacere a me. Per la salvaguardia del patrimonio audiovisivo RSI prodotto sino al 1988 su pellicola, siamo alla ditta Variofilm, che lavora per noi su una digitalizzazione mirata dei nostri prodotti. Alcune pellicole, pensate, hanno più di 50 anni, quindi potete immaginare quanto sia importante il lavoro di Carlo, che va a rinfrescare il colore sia sulle pellicole in bianco e nero che per l'appunto quelle a colori. Un'altra parte bellissima del nostro lavoro è ad esempio quella di andare a ritrovare dei film privati. Andiamo veramente nelle soffitte dove questi cineamatori tengono queste pellicole 8 mm e chi più ne ha più ne metta, e noi li recuperiamo, li digitalizziamo e poi andiamo a realizzare molte trasmissioni. C'ero anch'io, come eravamo.
Le serate come eravamo si differenziano per il fatto che si portano delle immagini di fondi privati e anche della televisione, ma in un luogo pubblico dove tutti possono interagire. Questo posto è il guardiano di circa 50 anni di archivio RSI, migliaia e migliaia di beta che contengono tutti i nostri ricordi. Nel catalogo multimediale stiamo inserendo tutta la produzione presente su nastro magnetico attraverso un processo automatizzato. Pensate che dal 2007 al 2015 questo robottino ha digitalizzato ben 70.000 files e molto materiale è ancora in attesa di trasformazione. Credo di essere proprio nel posto giusto. 2, 3, 4. Eccola qui, trovato la cassetta. Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever, fever. Canto sempre, perché per me è una cosa spontanea, che mi riscalda il cuore. Canto sotto la doccia, in auto, quando sono in radio, in televisione, nei corridoi. È una cosa che mi dà una grande energia anche per il mio lavoro. Sunlight's up the daytime, moonlight's up the night. I'll light up when you call my name, and you're gonna be to treat you right. You give me fever. Si sta lavorando sempre più alacremente per l'apertura al pubblico degli archivi RSI. Anzi, qualche passo è già stato fatto, un passo importante con M Museo, che è un portale d'accesso ai nostri archivi. Abbiamo 15 postazioni su tutto il territorio della Svizzera italiana. Uno, ad esempio, è all'Università della Svizzera italiana. È sufficiente una chiavetta e una password. Qui i professori e studenti possono avere accesso ai nostri archivi per fare le proprie ricerche. Naturalmente per M Museo le immagini dell'archivio sono limitate perché, sapete, ci sono i diritti d'autore, cui fare attenzione. Ed eccoci arrivati in radio, dove troviamo un altro elemento molto importante, il Totem, una stazione multimediale tematica, o meglio, un grande libro dove si trovano tutte le storie di questo mondo. Un prodotto molto ambito per il pubblico, perché il pubblico può interagire, può andare a ritrovare il suo passato. Il mio lavoro di documentalista consiste nel creare un filologico per raccontare appunto queste storie, andare a vedere nei nostri archivi quali sono le immagini, sia del fondo privato, sia per quanto riguarda i video e audio della RSI, e poi metterli a disposizione del pubblico che può consultarli in loco. Ce ne sono 10 a disposizione di questi totem, tutti con tematiche diverse, tutti con storie diverse. Spero, ma lo so, spero di migliorare e di diventare ancora più forte. Pane caldo e fedeltà. Una delle fasi più appassionanti del mio lavoro è senz'altro la valorizzazione. Perché? Perché con la valorizzazione posso andare a prendere immagini vecchissime, suoni vecchissimi e intersecarli tra di loro e creare un nuovo documentario secondo le mie sensazioni, secondo le mie emozioni, ad esempio come ho fatto con Mia Martini in occasione dei 20 anni dalla sua morte. È una valorizzazione di tutto l'archivio e una valorizzazione anche per quanto riguarda le mie conoscenze. Nel mio lavoro è molto importante l'audioteca, ovvero tutti i programmi radiofonici, ma importantissima la musica, perché noi ne abbiamo prodotta molta negli anni. Fino agli anni 50 tutto era messo sui dischi 78 giri e poi si è passato ai nastri. Vi porto a vedere come vengono digitalizzati questi nastri. Ho chiesto a Fiorenzo di caricarmi una canzone situata tra gli anni 30 e 40. Lui me l'ha trovata ed ora me la sta digitalizzando. Na, 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 na. Oh, bien de rien.
je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Cosa posso consigliare a qualcuno che volesse intraprendere la professione di documentalista? Beh, direi amare la storia, essere molto curioso, ad esempio amare le vecchie pellicole, i vecchi film, interessarsi di sport, di musica, di tantissime cose, essere curiosissimo e molto molto preciso e amare anche la tecnologia, perché oggi tutto è molto tecnologico. Soltanto così potremmo fare con passione il nostro lavoro e poi riuscire a dare vita a nuove cose.